La scelta che abbiamo fatto in questa città di costituire un polo intermodale per il trasporto pubblico locale e quindi anche lo scambio fra i passeggeri delle rotaie, dei treni e i passeggeri delle corriere, quindi della gomma, ha determinato lo spostamento del terminal delle corriere da Piazza Risorgimento alla stazione dei treni. Lì si è costituito quindi questo nuovo polo di scambio intermodale del trasporto pubblico locale. Chiaramente abbiamo liberato da un gravame Piazza Risorgimento ed è opportuno in questo momento andare a ripensare questa piazza, che è uno degli spazi più ampi della città, è più grande addirittura di Piazza 20 Settembre. E quindi abbiamo iniziato un percorso di progettazione con i cittadini, con la comunità, con le attività economiche che ci permettesse di trovare una nuova attitudine a Piazza Risorgimento in linea con le aspettative della nostra comunità. Oltre che dalla sosta delle corriere, Piazza Risorgimento è sempre stata caratterizzata dalla sua fontana centrale e noi riteniamo che anche nella nuova progettazione la parte della fontana sarà una parte molto importante della nuova progettazione, quindi della nuova piazza, per testimoniare anche un collegamento che la nostra città ha con le proprie rogge e quindi con l'acqua. Ovviamente per il resto degli spazi abbiamo ritenuto di assecondare le richieste che provenivano dai cittadini di questa zona, determinando un'attitudine della piazza con molti spazi a verde. Quindi ci saranno due ampie fasce di verde, alberate, con al di sotto tutta una serie di percorsi pedonali e di panchine sulle quali si potrà sostare. Crediamo che questa attitudine diversa dalle altre piazze di Pordenone sia un ruolo importante che Piazza Risorgimento dovrà avere per il futuro di questa città. Nel determinare i due spazi di area cantiere abbiamo dovuto realizzare una viabilità provvisoria con il fine di non interferire fra i lavori in Piazza Risorgimento e la viabilità cittadina. Questa viabilità provvisoria posta nella parte centrale, diciamo, della piazza avrà una durata circa di 3 mesi. E nel frattempo sono state delimitate proprio le due aree di cantiere limitrofe ai palazzi, dove si interverrà per primo nel realizzare quella viabilità che poi diventerà definitiva. Il tempo di questi interventi è stato calcolato in circa 3 mesi. Successivamente le due viabilità che diventeranno definitive verranno riaperte e si potrà operare più nell'area, diciamo, più centrale della piazza senza che questo interferisca con il traffico cittadino. Noi prevediamo che l'intervento soprattutto nel plateatico centrale e per la realizzazione della nuova fontana, i lavori dovrebbero concludersi all'incirca nei primi mesi del 2011. Uno dei nodi più importanti e anche più difficili della viabilità cittadina si trova a Borgo Meduna ed è l'incrocio fra Viale Martelli, Via Udine, Via Nuova di Corva, Via San Giuliano e Via Canaletto. Da molti anni la comunità di Borgo Meduna chiede che si ponga un rimedio al traffico che insiste in quel nodo viario e si renda più fluida la viabilità veicolare. Con la riqualificazione realizzata su via San Giuliano, la messa in senso unico di quell'arteria viaria, siamo riusciti a trovare una soluzione anche per l'incrocio e a progettare una rotonda che renda più fluido il traffico veicolare in quell'ambito. La soluzione progettuale della rotonda prevede un diametro di 34 metri. Con questi 34 metri abbiamo lasciato degli spazi laterali molto ampi per costituire dei corridoi sia per la pedonabilità sia per il traffico ciclabile che interferirà con il traffico veicolare. In sostanza noi avremo un anello centrale di 6 metri, una parte sormontabile di 2 metri, una carreggiata di 9 metri che determinano poi lo spiazzo della rotonda dedicato ai veicoli. Tutto il resto, che va dai 2 ai 6 metri circa di spazio rispetto agli edifici, sarà lasciato allo spazio e dei pedoni e dei ciclisti. Tengo a sottolineare anche che per quanto riguarda i parcheggi, noi riusciamo a realizzare quest'opera senza ridurre il numero dei parcheggi che attualmente insistono in quell'incrocio e quindi a dare una risposta anche a quelle attività economiche
che operano nell'ambito dell'incrocio di Borgo Meduna. A maggior supporto delle scelte progettuali effettuate, i professionisti hanno anche realizzato un modellino virtuale con i flussi di traffico calcolati nelle ore di punta, proprio per testimoniare che la scelta progettuale darà dei risultati positivi in termini di fluidificazione del traffico veicolare. Con quest'ultima progettazione dell'incrocio di Borgo Meduna, tutti i semafori, tutti gli impianti semaforici della zona a sud-est della città sono stati sostituiti da rotonde che hanno reso più fluido il traffico veicolare, ad eccezione di un punto che non è propriamente nel centro della città, è nella zona, nella strada Pordenone Oderzo, all'altezza di via Segaluzza. In quel punto però abbiamo già pianificato una soluzione, anche lì di rotonda, che potrebbe essere realizzata sempre in relazione con una nuova realizzazione che è quella della Bretella Sud, che sta progettando autovie venete.